Chi suona la campana? Per Ancona o Agnonese? Eh sì, perché Agnone è famoso per le campane. Inoltre, oggi i molisani sono ospiti dell'Ancona vice capolista. Letteralmente non è un vero e proprio testa coda, perché l'Agnonese veleggia a metà classifica, seppure a meno 12 dai dorici. È però tecnicamente un testa coda per ciò che riguarda la popolazione, il blasone calcistico e anche per gli antitetici risultati ottenuti dalle due compagini negli ultimi turni. L'Ancona viaggia col vento in poppa dei 6 gol messi a segno domenica scorsa, ma soprattutto porta in dote con sé una striscia positiva di ben 6 vittorie consecutive. L'Agnonese, al contrario, arriva al Del Conero affamato di punti, perché nelle ultime 3 gare non ha portato in Molise niente di niente. Tutti a disposizione per Mister Favo, altrettanto vale per Mister Urbano. Vediamo allora com'è andata questa prima assoluta tra Ancona e Olimpia Agnonese. Dopo aver ricordato il tifoso dorico Andrea Spadaro e aver ricordato le vittime dell'alluvione di Genova, si comincia e comincia l'Ancona, che al terzo va davvero vicino al gol. Ruffini libera Genchi sul filo del fuorigioco, il numero 9 dorico solo davanti a Fabi spreca calciando addosso all'estremo difensore ospite. Risponde l'Olimpia al quinto con un'apertura di Keita per Bernardi, piattone preciso ma debole. Settimo minuto si rifà viva l'Ancona. Punizione dalla tre quarti di Capitan Pesaresi. A Fabi scivola il cuoio dalle mani ma riesce a sbrogliare mettendo in angolo. Minuto 28, super chance per l'Olimpia con Bernardi che si invola tra i due centrali dell'Ancona. Fugge in porta, cerca il secondo palo. Palla che esce di poco a lato, ma che occasione per l'Olimpia agnonese. Gli ospiti sono molto mobili, il campo è viscido, è impossibile vedere bel gioco, quanto difficile crearlo. L'Ancona ci prova, ma di occasioni limpide se ne contano davvero poche. A ravvivare il match ci pensa il duo agnonese D'Ambrosio Scampamorte, che sfiorano l'autogol al 37esimo su traversone di Ambrosini. Chiude il tempo un'apertura del carro armato biancorosso per Costa Ferreira con il portoghese che si porta il pallone fuori campo. 0-0 tra Ancona e Olimpia Agnonese al termine dei primi 45 minuti, non certo divertenti. Ci si aspetta una ripresa diversa, soprattutto da parte dorica, per cercare di trovare la via del gol e mettere in cassaforte i 3 punti. Ad inizio di secondo tempo si infortuna Alberto Bernardi dell'Olimpia Agnonese, costretto a uscire in barella. Auguri a lui al suo posto in campo partipilo. Ci mette più voglia e verve l'Ancona. Al nono Costa Ferreira recupera palla sull'out mancino. Cross in mezzo, Genchi alza troppo la mira. Dal corner susseguente Fabi evita la capitolazione con un prodigioso colpo di reni su angolo di Pesaresi. Pesaresi che al 16esimo rompe gli occhiali dello 0-0 di partenza. Ambrosini si invola sulla destra e conquista un calcio di punizione. Sulla palla va il capitano dorico che, senza tanti se e tanti ma, buca Fabi e sblocca il risultato. Ancona 1, Olimpia Agnonese 0, Emanuele Pesaresi. L'Ancona sferra il colpo del KO 5 minuti dopo. Ambrosini raccoglie in area l'invito di Guglielmi, finta del tank dorico. Scampamorte lo mette giù. Calcio di rigore di cui si incarica lo stesso Ambrosini, che spiazza Fabi e raddoppia. Ancona 2, Olimpia Agnonese 0, Alex Ambrosini. Partita virtualmente chiusa, si apre la sagra delle occasioni mancate. 27esimo slalom gigante del neoentrato Nardone, Fabi si salva. 28esimo Ambrosini si addormenta in piena area granata, la difesa ospite rimedia. 30esimo Agnonese in 10, espulso il capitano degli ospiti Pesce Rojas per doppio giallo. 34esimo ci prova Genchi di sinistro, palla out. 39esimo ancora Ancona, ci prova Guglielmi, di nuovo mira alta. In chiusura di partita si mette tardivamente in evidenza la Pantera Keita, che al 41esimo colpisce la parte superiore della traversa e al 45esimo impegna David dalla distanza. 7ª vittoria consecutiva dell'Ancona. I dorici mordono le calcagne e la capolista, squadra tosta, solida e che quando non riesce a trovare spazi ha individualità in grado di risolvere la partita. L'Agnonese è alla 4ª sconfitta consecutiva, 3 di cui arrivate dalle prime 3 della classe. Ad Ancona non ha demeritato, ma c'è da fare di più, soprattutto in fase offensiva.